Uno profeta della zona dei poveri diavoli, anzi dei diavoli poveri della serie A, Zdeněk Zeman, o Zemonio, come l'hanno scenograficamente soprannominato i tifosi. L'altro, Bruno Giorgi, italianista convinto. Il primo allergico ai pareggi, nemmeno uno nelle prime 5 giornate. Il secondo inattaccabile Mister X, 6 di fila con quella di oggi, un record per le statistiche. Così diversi dunque, eppure così uguali a fine partita. Dopo la stretta di mano, il silenzio. Entrambi disertano la sala stampa. Ma perché? Alle indagini negli spogliatoi collaborano Tacconi e Seno. È giustificata sicuramente, forse non vuoi parlare per non dire certe cose. No, non lo so, io non ho neanche più visto a Mister finita la partita, quindi non so, sarà una scelta sua. Unite le testimonianze agli indizi del campo, la sensazione è che si tratti di silenzi diplomatici. Giorgi potrebbe avere molto da rimproverare ai suoi, che per 2 volte in vantaggio hanno rischiato addirittura di perdere. Zeman invece potrebbe avere molto da rimproverare all'arbitro. Quando Van Schip vola a confezionare su misura per la testa di Panucci la palla del primo gol genoano, l'olandese è bravo, la retroguardia foggiana certamente no ad applicare la tattica del fuorigioco. Non mostra molta attenzione nemmeno la difesa del Grifone, quando su un corner di Biagioni consente a Petrescu di arrivare dalle retrovie con furore per mettere dentro l'1-1. Qualche dubbio sembra nutrire Zeman anche sulla legittimità del fallo fischiato a favore del Genoa per la punizione che consente ai Liguri di tornare in vantaggio. La splendida esecuzione è di Bortolazzi. Un gol che potrebbe consentire ai genoani, privi di Branco ma ben sorretti dal dinamismo di Ruotolo, di amministrare meglio la superiorità tecnica e tattica fino ad allora evidenziata. Invece ci vuole tutta la collaudata esperienza di nonno Tacconi alla 350esima fatica in Serie A per frenare la reazione foggiana affidata a un tridente inedito con Kolivanov in panchina e Mandelli tra Biagioni e Medford. La maggiore esperienza del Genoa non viene fuori nemmeno nella prima parte della ripresa, quando il Foggia denuncia qualche pausa di troppo nel ritmo e nell'incisività degli schemi offensivi. Con Scurava in giornata no, il contropiede genoano non graffia e la difesa, dove Colovati ha sostituito Signorini, perde addirittura colpi quando il pressing offensivo dei pugliesi diventa più volenteroso che disciplinato. E siccome Tacconi non sempre può fare Santo Stefano, ecco il meritatissimo pareggio dei pugliesi, un eurogol che proietta Di Biagio nella cineteca di Zemanlandia. I complimenti sono autorevoli. Beh, ha fatto un gran gol perché ci ha creduto, non solo Di Biagio ma tutta la squadra del Foggia. Credo che meriti un applauso da parte mia, perché ci ha fatto vedere come si deve combattere, come si deve comportare in campo. Il Boimo gradisce, ma si arrabbia parecchio quando un altro capolavoro, stavolta di Biagioni, fa solo sospettare il gol. Dentro o fuori? Il verdetto di Bruno Pizzul è atteso soprattutto da Biagioni. Tu che dici intanto? Io dico che gol, io penso che la palla senza almeno di 10 centimetri. Pronto a scommettere? Sì, ho scommesso già con l'arbitro una cena, perciò... Dove? Non lo so, dove capiterà.